Noi ci siamo distinti perché comunque non abbiamo abbandonato l'aula, in quanto pensiamo che le battaglie nelle istituzioni vadano fatte apertamente, a viso aperto. Naturalmente non abbiamo votato per la Colosimo, abbiamo votato per Daphne Musolino, che ha raccolto infatti 4 voti, e comunque, come dire, faccio presente il fatto che sono usciti dall'aula ma avevano un accordo per i ruoli dopo segretario e vicepresidente, quindi accordo costruito senza alcun coinvolgimento nostro, quindi, come dire, penso che la cosa più, diciamo, naturale e chiara debba essere innanzitutto fare delle battaglie a viso aperto, e noi l'abbiamo fatta, e poi non dire che non, come dire, non si fanno gli accordi quando gli accordi di fatto ci sono. Insomma, più o meno questo è il concetto. Comunque ora speriamo di cominciare a lavorare seriamente per la commissione antimafia, che è la cosa che ci interessa, perché questo paese, soprattutto in una giornata come oggi, deve ribadire la forza, la determinazione delle istituzioni e dei suoi rappresentanti nel continuare una battaglia forte nei confronti di tutte le mafie. Secondo lei la Colosimo ha la credibilità per portare avanti, diciamo, le inchieste anche per quanto riguarda anche per quanto riguarda i rapporti tra destra eversiva e mafia? Guardi, la vedremo alla prova, perché tutte le persone vanno giudicate sulla base di quello che poi fanno operativamente. Se avessi avuto la convinzione della sua, come dire, capacità in questo senso, l'avrei votata e non l'ho fatto. Però ogni persona deve essere giudicata per quello che fa nelle istituzioni. Quindi attendiamo il giudizio sulla base di quello che davvero sarà fatto.